La gestione aziendale. La gestione è l'insieme delle operazioni svolte dall'impresa per conseguire i propri obiettivi. La scelta del luogo dove svolgere l'attività aziendale si definisce localizzazione e tiene conto delle risorse presenti nel territorio. La gestione aziendale comprende operazioni di finanziamento, investimento, produzione e disinvestimento. Attraverso le operazioni di finanziamento, l'azienda si procura il denaro necessario per svolgere la sua attività. I finanziamenti possono essere di capitale proprio, se provengono dal titolare o dai soci, o dalla stessa attività aziendale sotto forma di utili reinvestiti, autofinanziamento, di capitale di debito, se provengono dai finanziatori sotto forma di prestiti di denaro, debiti finanziari o pagamento posticipato di beni o servizi, debiti commerciali. Gli investimenti consistono nell'impiego dei mezzi finanziari per l'acquisto dei fattori produttivi, beni, lavoro, servizi. I beni si suddividono in beni durevoli o beni strumentali, materiali e immateriali. Beni di breve durata, destinati a essere utilizzati nel processo produttivo, materie prime, o essere venduti, prodotti e merci. La produzione consiste nella combinazione dei fattori produttivi allo scopo di ottenere un prodotto. La produzione è diretta quando vengono trasformate le materie prime, aziende industriali, o fornite delle prestazioni immateriali, aziende di servizi. È indiretta quando è attuata dalle aziende commerciali. Le operazioni di disinvestimento consistono nella vendita dei beni ottenuti attraverso l'attività di produzione. Il patrimonio aziendale è composto dall'insieme dei beni a disposizione dell'azienda in un determinato momento ed è rappresentato in un prospetto a due sezioni chiamato situazione patrimoniale. Nella sezione di sinistra sono riportate le attività o impieghi, suddivise in attivo immobilizzato e attivo circolante. Nella sezione di destra sono riportati il patrimonio netto, capitale proprio, e le passività, capitale di debito. Il reddito d'esercizio è dato dalla differenza tra i ricavi e i costi di competenza dell'esercizio. Se i ricavi sono maggiori dei costi, si ha un utile d'esercizio. Se invece i costi sono maggiori dei ricavi, si ha una perdita d'esercizio. La situazione economica è il prospetto a due sezioni che riepiloga i costi e i ricavi elencati rispettivamente nella sezione di sinistra e in quella di destra.